Ciao, buongiorno a tutti. Ho pensato che fosse il caso di fare questo video in italiano per parlare un po' di Flare Network e di Flare Finance e per cercare di rispondere a un po' di domande relative a questa nuova rete che tra qualche tempo sarà live. E io sono Marco e come sapete ho fondato diciamo, su richiesta di qualche membro della community XRP Italia il canale Flare Italia e ovviamente la relazione tra Flare e XRP e la rete XRP è molto forte e di conseguenza mi sembrava come XRP holder giusto cercare di mettere a disposizione di tutti quelle che sono le mie conoscenze perché mi sono subito appassionato a Flare Network quando ho capito che era un progetto supportato da Ripple X in particolare, che è un pezzo di Ripple che supporta le startup innovative. E quando ho capito che Flare Network stava costruendo una rete del tutto nuova, mai esistita nell'ambito della blockchain, perché combina quelle che sono le capacità di fare smart contract con una macchina virtuale Ethereum, quelle che è il metodo di consenso di Avalanche, che è anch'esso interessante ed innovativo, e quello che è la rete e la velocità, quindi la stabilità della rete di XRP, combinate tutte insieme in un'unica rete, in una nuova rete, ho pensato che appunto fosse una cosa molto interessante. Poi, avendo capito che mira a portare gli smart contract a tutte le reti, al 75% del market cap delle criptovalute, reti che non hanno gli smart contract abilitati, allora lì ho detto questo è un qualcosa di molto interessante e quindi mi ci sono appassionato e insieme a degli altri ragazzi qui del gruppo Flare Italia abbiamo creato un team e stiamo facendo ricerca, abbiamo tirato su dei servizi di cui poi magari parleremo successivamente, però adesso la cosa importante era focalizzare l'attenzione su quella che è Flare Network. Allora, Flare Network è, come potete vedere da questa immagine, si basa su un protocollo di consenso del tutto nuovo, perché è un nuovo tipo di FBA, Federated Byzantine Agreement, che senza andare troppo nel particolare, diciamo, ha modificato il metodo di consenso Avalanche, cioè l'ha implementato però in questa modalità qui. E quindi questo permette a questa rete di non essere una rete proof of stake. Allora, le reti proof of stake hanno diciamo, sono un'evoluzione delle reti proof of work, poi proof of work come Bitcoin e proof of stake come quello che sarà magari Ethereum 2 o sono le altre reti, sono sempre in contrasto tra di loro poiché diciamo, hanno dei pro e dei contro ambedue. La cosa che volevo invece sottolineare io è il fatto che siccome Flare Network si occupa di finanza decentralizzata, perché portando gli smart contract alle monete che non lo hanno, mira proprio a portare la DeFi su reti che non e sbloccare il valore di reti che attualmente non hanno queste funzionalità di smart contract e quindi di finanza decentralizzata, questa cosa qui credo che sia importante da capire proprio in ottica DeFi. Una rete DeFi, cioè una rete che mira ad essere
un'infrastruttura per la finanza decentralizzata, a mio avviso, ma avviso anche di molti altri, non può avere le fees, la lentezza. E soprattutto non può basarsi la sua sicurezza non la può basare sul valore del token in stake, cioè Ethereum 2.0 o le reti proof of stake saranno tanto più sicure quanto più sarà alto il valore della propria coin in stake. Questa cosa qui, se da una parte fa contenti gli holder, ma lo fa per poco tempo, poi vi spiego perché. Perché chi detiene magari un Ethereum 2.0 dice vabbè, figa questa cosa perché la mia rete sarà più sicura se il mio token avrà un valore più alto. Se da una parte questa cosa è vera, da un'altra invece è un grosso difetto perché pensare di tokenizzare dei progetti seri con un valore di mercato molto alto è impossibile su delle reti fatte in questo modo qua, perché saranno sempre vulnerabili a un attacco al 51%. In questo video di Antifomo vediamo che lui dice: supponiamo che Ethereum 2.0 deve mettere al sicuro sulla blockchain i titoli di Microsoft che hanno una ricchezza che sono, diciamo, che valgono 1,6 trilioni. Attualmente, siccome il market cap di Ethereum è molto più basso, rubare 1,6 trilioni costerebbe molto poco. Infatti, lui dice, se il prezzo di Ethereum, il prezzo di Ethereum dovrebbe alzarsi, che è buono per gli investitori, ma costringerebbe molti a non poter ritirare la propria coin perché sta in stake per assicurare la rete. Allora, visto che si alza il prezzo, io tendo a togliere le coin dallo stake. E quindi a capitalizzare, ma se faccio questo la rendo meno sicura, quindi è un bilanciamento che non va bene. Se poi gli investitori si rendono conto che capitalizzando possono avere dei maggiori interessi mettendo il proprio capitale da un'altra parte, a quel punto la sicurezza della rete diminuirebbe e quindi l'Ethereum 2.0 potrebbe essere suscettibile al 51% attack, il che significa che con pochi soldi posso attaccare una rete che sta tokenizzando tanti soldi e quindi questo per la DeFi è qualcosa che non va bene, che stona. La rete di Flare, invece, è fatta in modo che non esista lo stake. Cioè, lo stake, mettere le coin in stake per rendere sicura la rete è qualcosa che non esiste in Flare, proprio per quello che vi dicevo all'inizio, ovvero che ha un protocollo di consenso Avalanche modificato a FBA. E quindi permette di avere il valore del token Spark totalmente slegato dalla sicurezza della rete. Questo apre moltissimi scenari. Apre moltissimi scenari perché permette di poter utilizzare o di holdare il proprio token libero da lock, libero da stake. E utilizzarlo in vari modi per poter guadagnare quindi in vari modi con lo stesso token. Qui vediamo uno schema di alto livello che è stato fatto dal Twitter di Flare Community, che è un privato che ha deciso di chiamarsi Community Flare, ma che comunque è non è legato a Flare Network ufficialmente, ma è qualcuno che si sta, diciamo, sbattendo per fare dei video informativi su come la rete funziona. E fondamentalmente questa rete qui è fatta in modo che il cuore pulsante della rete è Flare
è il Flare Time Series Oracle, che è l'FTSO. Il Flare Time Series Oracle è un oracolo, quindi uno smart contract che riesce a prendere in input dei dati dall'esterno. Questi dati servono per elaborare i prezzi in serie temporali, quindi facciamo un esempio ogni minuto, prende in input tutta una serie di prezzi di mercato, dei vari pair, e questi prezzi li elabora per scegliere il prezzo migliore. Questi prezzi vengono utilizzati poi all'interno, diciamo, dell'infrastruttura smart contract per poter stabilire i valori dei vari F-asset, che sono degli asset sulla rete Flare che rappresentano asset che stanno al di fuori della rete Flare. Per esempio, FXRP rappresenta XRP, FLTC rappresenta LTC. Li rappresenta all'interno della rete perché qui dentro sono abilitati agli smart contract, mentre al di fuori della rete Flare non sono abilitati agli smart contract. Ma convertire un XRP in FXRP, ad esempio, è un qualcosa che avviene in maniera trustless grazie al sistema di agent, e che viene controllato dallo State Connector, che monitorizza sempre lo stato delle elaborazioni e quindi delle transazioni di questo genere. Quindi, diciamo, al di fuori della Flare Network ci sono quelli che vedete a sinistra, ovvero i data providers, ovvero coloro che esternamente, in maniera totalmente indipendente, forniranno i dati al Flare Time Series Oracle. Questi data providers non faranno altro che essere delegati dagli holder o dagli exchange, dagli holder privati o dagli exchange o da altri holder di Spark, saranno delegati a votare questi prezzi per proprio conto. Il voto è totalmente senza rischi perché il gettone del voto, il token che va a votare, arriva insieme allo Spark ed insieme all'F-Asset, ma è detacciabile, cioè si può staccare e può essere delegato. E quel token lì non ha nessun valore e può essere, diciamo, il proprio data provider può essere cambiato al volo in maniera, diciamo, indipendente. Quindi il lavoro che fanno questi data provider è molto importante e ovviamente noi come Flare Italia siamo stati tra i primi a voler provare a diventare un data provider di tutto rispetto. Finora diciamo che il nostro lavoro è stato apprezzato e noi siamo FTSO.eu, quello che sta al centro. Non siamo in alcun modo collegati con FTSO.us, che non sappiamo chi sia, e conosciamo, perché abbiamo avuto modo di scambiare delle idee, eccetera, Flare Fusion, che è americano, e Scandinode, che è scandinavo, e la Flare Foundation è proprio la fondazione Flare No Profit, che anche lei fornirà dei dati all'FTSO. I data provider, ce ne saranno anche altri sicuramente, questi sono i primi che arrivano proprio dalla community, fanno appunto questo lavoro molto importante, ovvero di prendere i prezzi dei pair diciamo, da varie fonti secondo un proprio algoritmo per cercare di dare il prezzo più preciso al Flare Time Series Oracle, che lo elaborerà, e chi avrà votato il prezzo più vicino alla mediana, quindi alla media, verrà ricompensato in Spark. E i data provider quindi ricompenseranno di loro volta, ma avviene in maniera automatica questa, e non è che il data provider può tenersi Spark, verrà in automatico ricompensato l'holder finale, cioè iniziale e quindi finale. Sopra questa infrastruttura di rete, quindi, possono nascere le applicazioni per la DeFi. La prima è stata Flare Finance, che vediamo sulla destra.
Flare Finance, quindi, è un'infrastruttura applicativa fatta per la DeFi, e Flare Finance ha sei prodotti suoi: assicurazioni, farm, swap, tutta una serie di, come posso dire, di prodotti che sono che lavorano con gli smart contract per creare un'infrastruttura di finanza decentralizzata. Perché Flare Network fondamentalmente è solo una rete, è un'infrastruttura blockchain che funziona in un determinato modo, ma il compito di Flare Network è solo far funzionare la rete. Dopodiché è compito di chi sviluppa, degli sviluppatori, creare delle applicazioni che stanno sopra. Per esempio, Uniswap, quindi dollaro Uni, è un prodotto DeFi che sta sulla rete di Ethereum, per fare un esempio. Stessa cosa, Flare X è un prodotto di Flare Finance che fa la stessa cosa, su per giù, che fa Uniswap, ovvero permettere lo swap da una moneta all'altra sulla rete senza exchange, quindi in maniera decentralizzata e trustless, ma lo fa sulla rete di Flare Network. Oltre, come vedete, alle reti XRP Litecoin, c'è stata la conferma di Dogecoin, che quindi avrà un suo F-asset, e gli F-asset sono, appunto, come dicevo, la rappresentazione dei token di altre reti nella rete Flare per abilitarli agli smart contract. Ognuno di noi potrà sia delegare il voto al data provider e guadagnare, e nei primi 6 mesi ci sarà un grandissimo guadagno per chi voterà, perché si parla di un'inflazione al 10%, quindi circa 833 milioni di Spark verranno distribuiti ogni mese per 6 mesi a tutti i votanti o a chi delega i voti. Quindi all'inizio sarà fondamentale partecipare, perché cioè, si potrà raddoppiare, triplicare il proprio stack in Spark molto velocemente. Nello stesso momento, votare significa comunque, come dicevo, che gli Spark risiedono e rimangono nel proprio wallet. Ok. Rimanendo nel proprio wallet, quindi, possono essere utilizzati per altre cose, per guadagnare in altri modi. Uno di questi modi potrà essere quello di mettere in stake, sempre tra virgolette, i propri Spark con dei servizi di agent per coniare degli F-asset. Per esempio, se uno volesse coniare un FXRP, deve mettere in stake 2,5 volte il valore di XRP in dollari in Spark presso un agent service, il quale co potrà coniare un FXRP che metterà a disposizione della rete e dei programmi che lo vorranno utilizzare. Chi ha coniato lo Spark, quindi chi ha messo in collateralizzazione i propri Spark, ovvero uno di noi, guadagnerà interessi per questa cosa qui, e quando vuole può riavere il proprio XRP, scusate, il proprio Spark, togliendolo dalla collateralizzazione. C'è tutto un sistema che sul sito di Flare Network potrete vedere, e anche sul gruppo Telegram Flare Italia. Troverete tradotto in italiano, quindi dei PDF tradotti in italiano da me, grazie a Google, perché beh, tradurre proprio letteralmente, cioè riga per riga, parola per parola, sarebbe un lavorone. L'ho fatto magari velocemente, ho corretto qualcosa, però abbiate pazienza, insomma, perché veramente se no sarebbe diventato un lavoro. Detto questo, andando avanti, c'è thedefistandard.com, che è un sito di Mikey Bfresh, che è molto utile, è in inglese, però potete tradurlo in italiano se usate Chrome, facilmente, intendo.
che sta facendo un grosso lavoro per portare informazioni su come funzionerà la rete di Spark. In questo caso, in questa immagine, vediamo il token Spark che, come vedete, può essere utilizzato per guadagnare in altre applicazioni costruite sulla rete Fred Network, mettendolo in collateralizzazione per gli F-assets in blu e quindi dato agli agent per guadagnare in percentuale su questo tipo di operazione del coniare appunto FXRP, FLTC, FBitcoin, FDoge, FXLM quando ci saranno anche queste altre reti. Possono essere usati nelle di apps della DeFi tipo Flare Finance che vi dicevo prima, perché con Flare Finance voi potete collegare il vostro wallet a Flare Finance e utilizzare i vostri Spark per fare trading o puramente per metterli in farm e guadagnare interessi semplicemente perché li avete messi in farm, ma contemporaneamente potete votare. I voti sono di due tipi. Il primo è di tipo governance ed il voto di governance serve per fondamentalmente partecipare alla rete nell'accettare delle proposte o puramente negarle e cercare di prendere insieme delle decisioni che possano essere favorevoli o sfavorevoli alla rete, e il voto invece più tecnico all'FTSO di cui vi parlavo prima, che vi permetterà di guadagnare Spark semplicemente votando e delegando il voto a dei provider di segnali come FTSO.eu, ad esempio. In quest'altro schema vediamo invece gli F-assets, ovvero chi detiene F-assets può usarli in altre applicazioni costruite su Flare, li può ad esempio qui sulla destra mettere a collaterale per coniare delle stable coin, li può utilizzare dentro Flare Finance, ad esempio, sempre per fare trading o per metterli in farm e guadagnare. E gli F-assets anche loro hanno un gettone di voto che può essere utilizzato per votare all'FTSO. Delegando il voto sempre a un signal provider. Sarà però in quel caso lì compito del provider di segnali ricompensare il voto dell'F-asset perché di default l'F-asset vota, ha un gettone di voto, ma non viene ricompensato dall'oracolo di Flare Network, viene ricompensato solo il voto di Spark, ma i provider di segnali potrebbero scegliere di ricompensarvi perché comunque gli date sempre un potere di voto maggiore. E conservare e quindi detenere un F-asset è vantaggioso perché esiste un pool di ricompense generale che viene erogato giornalmente per semplicemente detenere F-asset. Quindi se tu coni degli FXRP ad esempio verrai ricompensato giornalmente da un pool che si aggira sui 20-30 miliardi di Spark. Ok, da questo pool ogni giorno si viene ricompensati semplicemente per avere FXRP nel proprio portafoglio. C'è un pool dedicato di 5 miliardi solo per i possessori di Litecoin, quindi Litecoin è un caso a sé, c'è un
Litecoin ha un pool dedicato di 5 miliardi e che premia solamente i possessori di FLTC, è un pool dedicato, mentre per Doge, per esempio, e XRP si prendono le ricompense dal pool generale. E la cosa che vi volevo appunto di cui volevo accennare velocemente è che noi come provider di segnali siamo FTSO.eu, abbiamo un validatore XRP up and running da mesi ormai, grazie al grande Matteo. E diciamo che abbiamo un'infrastruttura che abbiamo creato più ridondata possibile sia a livello di rete, di alimentazione, di connettività. Sono container, quindi possono switchare da una zona all'altra del mondo per cercare di dare un servizio sempre attivo. Quello che vi volevo far vedere è appunto che noi abbiamo messo già in piedi una demo per i segnali. Sui prezzi da dare in pasto all'FTSO di Flare Network con i pair XRP USD e LTC USD, e questo sta dando, diciamo, dei prezzi ogni 10 secondi da settimane senza mai essere interrotto. Ovviamente questo algoritmo è un algoritmo di test. Noi stiamo lavorando con un nostro membro che è un matematico laureato in matematica, diciamo, stiamo elaborando un algoritmo che possa essere il più efficace possibile per permetterci di dare a chi ci sceglie la maggior percentuale di reward dall'FTSO di Flare Network. Qui avevamo fatto anche un video questi giorni quando c'è stato il pump di XRP in un momento di volatilità, qui parliamo di un'oretta dopo quando c'è stato il dump. Potete vedere. Se vedete, praticamente CoinMarketCap segna 0.413, CoinDesk 0.420, Binance 0.416, CoinGecko 0.419, Bitstamp 0.421, cioè tutti i prezzi completamente diversi tra loro, e noi presso a poco non ce la caviamo assolutamente male perché con 41.8 stiamo abbastanza nella mediana. E quello che vi voglio dire, ho preso per fare quel video dei siti a caso, non ci basiamo su questi, noi abbiamo un nostro algoritmo, un nostro metodo personale, però per farvi vedere prendendo siti a caso è una cosa che potete fare anche voi come vi pare, tanto il link sta sul sito e vedete se il nostro prezzo secondo voi è un prezzo buono, ribadendo che comunque è questo che stiamo, diciamo, pubblicando è un demo. Ovviamente quello di produzione è molto più figo e molto più efficiente. E questo è il nostro Twitter. Noi siamo io personalmente ho partecipato, ma anche altri ragazzi del nostro team abbiamo partecipato al beta program di Flare Finance, dove dei beta tester hanno testato in anteprima la suite di Flare Finance. Abbiamo vinto l'NFT del Samurai, sono stati coniati 1000 NFT che sono non fungible token, sono dei token speciali in versione limitata e unici, e di conseguenza sono come francobolli, uno è diverso dall'altro e sono da collezione e possono essere venduti sul mercato, per esempio OpenSea.io. Si vendono questo tipo di NFT e sono già stati offerti 25 Ethereum per un NFT, cioè la cosa mi ha proprio scioccato perché uno, cioè, fondamentalmente non avrebbero nessun valore, però c'è già chi è molto interessato a poter collezionarli, e questo per chi
Si domanda quale tipo di caso d'uso possa avere Doge, questo è uno di quelli. Un'altra cosa, un'ulteriore partnership è stata fatta con Gala Games, tra Flame Network e Gala Games e BitTrue per vendere gli NFT di Gala Games su un marketplace di BitTrue sulla rete Flare Network. Vi dico che un NFT di Gala Games è stato venduto a 1,6 milioni di dollari, che era, siccome Gala Games è un gioco, era fondamentalmente una torre, un castello del gioco Citadel, se non ricordo male, un particolare castello che qualcuno ha comprato per giocare online per il valore di 1,6 milioni di dollari. Quindi capite bene che, ritornando al discorso del proof of stake, capite che le reti proof of stake non possono sostenere più di tanto la DeFi. E ci ha risposto Antifomo ad un Twitter recente, questo qui, nel quale noi facciamo il punto su questa cosa qui, e Antifomo ci ha risposto dicendo: è vero, le reti POS non sono sostenibili e per un caso vero di utilizzo nel mondo reale serve una rete con transazioni più economiche e più veloci. Infatti mi ha mandato questo articolo di CoinDesk dicendo che delle sneaker molto rare sono state, diciamo, che venivano vendute come fondamentalmente NFT, quindi delle sneaker della Nike, per minare l'NFT 80 dollari su Ethereum, mentre su Hedera, Hashgraph, 1 dollaro. Quindi chi ha deciso, ovvero Rare Sneaker App, di fare questo tipo di attività e di intraprendere questo tipo di mercato, se n'è andato da Ethereum e si è messo su Hedera, proprio perché ormai Ethereum è inutilizzabile per fare questo tipo di discorsi. Va bene, non vi tedio ulteriormente, spero di essere stato abbastanza esaudiente. Buon pomeriggio a tutti. Thank you.